Ciao collega, oggi parliamo della brand position o posizionamento di marca per quanto riguarda il mondo assicurativo, in particolare le agenzie assicurative. Innanzitutto semplifichiamo, cos'è posizionamento, queste parole che brand position e dicendo. In realtà è una cosa molto semplice del marketing, è come ti percepisce, la prima cosa che percepisce, che pensa quando pensa a te, il cliente. Ok? Quindi quando pensa all'assicurazione, al tuo nome, che cosa percepisce, che cosa pensa. Ecco, su questi argomenti noi dobbiamo lavorare, lavorare molto bene. E mi spiego. È inutile negarlo. Le persone associano assicurazione a una cosa costosa, una cosa noiosa, una cosa che se può non paga, che ti vuole anche fottere. Ok? È il mercato, è così. Non possiamo farci niente. Quindi ecco, attenzione, quando ci pubblicizziamo, di non pubblicizzare il prodotto assicurazione, perché altrimenti le prime cose che penserà il cliente è quello. Ma questo non vuol dire neanche posizionarsi dicendo io sono un consulente che ti fa per cercare di fregarlo e dargli l'assicurazione in altro modo. No, il brand position nostro, quindi il posizionamento che abbiamo noi, i nostri clienti, è riuscire a farci vedere in una maniera diversa, anzi a far vedere in una maniera diversa l'assicurazione. Quindi, prima cosa è non parlare delle assicurazioni, non parlare della compagnia di assicurazione, perché altrimenti che posizionamento hai se sei uguale a tutti i tuoi colleghi che hanno lo stesso identico marchio? Per cui non è un tuo posizionamento, è un posizionamento della compagnia. E onestamente, pensate che il cliente trovi differenza tra Allianz, Unipol Generali, Elvezia, Reale, qualsiasi altra compagnia? No. Per il cliente lo sente il nome, può sentire perché ha avuto qualche esperienza, ma non sente la differenza. Quindi ecco che noi dobbiamo essere capaci invece di dare un valore al marchio, quindi non al marchio della compagnia, ma alla nostra professione. E qual è la nostra professione? Quella di essere intermediari. Ripeto più volte, noi dobbiamo lavorare non sul prodotto che è l'assicurazione, ma sulla relazione che abbiamo con i clienti. Il cliente sceglie prima noi del prodotto e prima noi della compagnia. Sceglie se fidarsi o non fidarsi di noi, se darci sì o no credibilità. Soprattutto, questo lo fa in tutti i settori merceologici, in tutte le vendite, soprattutto in un settore come le assicurazioni, dove sono cose veramente complesse, dove nessuno ha la capacità di andare a scovare la franchigia, l'ho scoperto, il massimo indennizzo e via dicendo. Qui si deve comunque affidare a un consulente, a un intermediario. Ok? Quindi noi dobbiamo capire come posizionarci. E non possiamo dire, perché io sono un consulente molto bravo e professionale, perché c'è qualcuno che dice che sono cattivo e faccio le cose a caso. No. Dobbiamo trovare un qualche cosa di identitario che è soltanto nostro. E questo possiamo farlo soltanto guardando le nostre caratteristiche. Ognuno di voi deve guardare le proprie caratteristiche, quindi levarsi quelle della compagnia, levarsi le solite frasi, finte, consulenza per il futuro, queste cose qua, ma guardare esattamente che cosa posso dare io, come posso essere riconosciuto come persona diversa come assicuratore. Perché se non siamo noi in grado di rispondere a prima noi a questa domanda, perché dovrebbe sceglierci il cliente? Allora, attenzione a non fare l'errore di posizionarsi, come hanno fatto purtroppo ultimamente le compagnie, sul prezzo. Le compagnie ultimamente fanno pubblicità dicendo paga meno, paga meno, paga meno, e poi si lamentano che i clienti vogliono pagare meno. Cavolo, glielo dice la pubblicità. Se voi venite percepiti come quelli che fanno i prezzi più bassi, avrete sicuramente tanti clienti inizialmente, ma avete clienti più infedeli, perché sono i primi a cambiare quando scopriranno che magari non è vero. Avranno dei clienti che vi metteranno sempre alla prova su quello. Quindi cercate qualche altra cosa e cercatela nella vostra esperienza, nella vostra storia, sia che sia lunga che sia breve. Potete dire è 50 anni che faccio questo lavoro, potete dire è un anno che mi sono messo, ho scoperto questo mondo meraviglioso e credo che posso dare tanto. Perché ogni persona vuole un qualcosa e noi dobbiamo prendere quella nicchia di persone, quindi posizionarci per chi cerca queste cose. Quindi nel vostro carattere, siete una persona estroversa o siete una persona più introversa che gli piace vedere le cose in modo preciso? Siete più la vostra agenzia è più un'agenzia istituzionale di quelle abbastanza classiche, per cui
dati l'idea istituzionale, di entrare in un posto istituzionale, un professionista, o una un po' più familiare. Ecco, cominciate a guardare le persone che sono nel vostro ufficio, gli impiegati. Così riuscite a capire meglio le vostre caratteristiche uniche che avete. Ecco, queste caratteristiche uniche che avete dovete poi metterle al meglio e presentarle al cliente, perché saranno quello il motivo per cui vi scelgono. Anzi, è già il motivo per cui vi scelgono. Però, anziché subirlo, cioè anziché aspettare che il cliente vi scelga per questo, dovete essere voi promotori di dirlo, che più lo dite, più clienti avrete. Spero di essere stato chiaro, è un argomento che per sviscerarlo ci vuole tempo, bisogna anche un po' studiarlo, vi invito magari se volete a leggere qualche libro, ve lo posso anche suggerire, però il concetto è questo, ok? Quindi cominciamo a pensare a queste cose e sono sicuro che possiamo fare la differenza. Io l'ho fatto e se l'ho fatto io potete farlo chiunque, può farlo chiunque. Ciao!